parte col destro. Che gol! Siamo qui con Garofalo Bella Sciarpa, soprannominato dall'SK così. Abbiamo... Ti piglio per il culo tutta l'intervista, sei crescente. Allora, primo tempo abbastanza bene, 2-1 per voi. Il gol che è arrivato nella Nuggi potete evitare, vi siete proprio distratti. Deviazione, punizione, deviazione in aria, come fa? Come è distratti? Potete fare di meglio. Hai ragione, adesso non te faccio il portiere. Senti, ti sei divorato un gol lì sotto la porta. Non me la doveva dare per niente. No. Dovevi solo buttarla dentro e poi... Buttarla io, cazzo mia, vabbè! Sei un po'... Vai. Va bene, vai, vai via, no. Complimenti. Possiamo seguire il secondo tempo, inquadriamo il giocatore della New G. Tutto bagnato, fa un saluto. Benissimo, ora possiamo dare inizio al secondo tempo, un saluto. Il match Pescara New Generation, gara terminata 3-2 per il Pescara, valevole per i quarti di finale Super Cup 7, è stata una partita... molto intensa, ha vinto il Pescara per 3-2, siamo con noi, i migliori in campo, Fulgiero e Finamura per la New G. Parliamo prima con Finamura, per di una doppietta, diciamo che sei quello che ci ha creduto di più, gli avversari forse da un punto di vista delle occasioni hanno meritato, anche se voi avete avuto un'occasionissima nel finale. No, due, pure io ho sbagliato, una palla assurda, però pensavo già di averla messa dentro. Quindi non ci possiamo fare niente, cioè ha sbagliato Mario l'ultima palla sulla traversa, boh, loro hanno via tipo due traverse, però lascia stare, noi stavamo pure senza portiere, però abbiamo sprecato noi e loro a boh. Ci hanno dominato da un punto di vista, cioè potevamo giocarci bene questa partita, abbiamo... non ci siamo applicati più di tanto. Fatto bene a sottolineare questa cosa del portiere, che oggi eravate privi di portiere e comunque ve la siete giocata alla pari fino alla fine, un vero peccato. Sì, vabbè. Vuoi fare una dedica per tua ulteriore ottima prestazione? No. Va bene, ringraziamo Finamura, alla prossima. Ciao, ciao, ci vediamo dopo. Adesso parliamo con Fulgiro. Pescara accede alle semifinali, è una vittoria importantissima per voi. Tu due gol davvero molto belli, di pregevole fattura. Questo Pescara adesso ci crede. Pregevole fatture. Diciamo che la squadra avversaria, noi all'andata perdemmo 5-1, se non sbaglio. 5-2. 5-2, erano davvero determinati. Adesso lo siamo stati noi. Loro avevano una mancanza in porta, noi abbiamo sfruttato soprattutto quelle, tiri da lontano, di prima. Però nonostante tutto sono stati bravi, hanno giocato palla a terra anche loro. Noi abbiamo dominato sotto molte occasioni, con Valerio che ha dato bei palloni. Spero che continui questo viaggio e che possiamo accedere oltre i quarti. Voglio fare una dedica a tutti coloro che credono in me, mi vogliono bene, e questa condanna di 5 mesi che passa. Chi mi conosce lo sa. Va bene, salutiamo. E poi la squadra è Pescara, ovviamente. Forza a te Pescara, vai. Pescara Valerio, ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima.